Buonasera, buon pomeriggio o buongiorno e benvenuti alla presentazione PowerPoint del settore primario dell'Abruzzo. Vi comunichiamo che il gruppo è formato da Giuseppe Di Michele, Francesco Sarce. e il sottoscritto Stefano De Sanctis. Vi invitiamo inoltre a mettervi comodi e a godervi lo spettacolo. Grazie e buona visione. Partiamo subito con alcuni cenni generali riguardanti l'Abruzzo. L'Abruzzo è una regione dell'Italia centrale divisa in quattro province: L'Aquila, Chieti, Pescara e Teramo. Possiamo subito evidenziare una particolarità dal punto di vista geografico della regione stessa. Infatti, per tale particolarità, l'Abruzzo può essere considerata una regione centrale, ma essa in realtà è storicamente, culturalmente, economicamente e in gran parte anche linguisticamente legata al sud Italia. Per quanto riguarda invece le caratteristiche della regione, possiamo subito intravedere una suddivisione in due parti. Una parte costiera collinare sul versante orientale, costituita appunto dalle spiagge e dalle colline, e una parte montuosa sul lato occidentale, con i monti della Laga, il Gran Sasso d'Italia, la Maiella, il Sirente Velino e i Monti Marsicani, che tutti insieme costituiscono i principali massicci montuosi della catena appenninica. Per quanto riguarda il settore primario in generale, esso è considerato in economia un settore economico che raggruppa tutte le attività legate allo sfruttamento delle risorse naturali o delle materie prime basilari per la vita degli esseri umani. Le più conosciute sono l'agricoltura, la pesca, l'allevamento, la silvicoltura e l'attività mineraria. Possiamo quindi affermare che si tratta di un settore molto importante per l'uomo, perché riguardante le attività che concernono i bisogni primari di sopravvivenza dell'individuo e pertanto sono storicamente le prime attività economiche avviate dall'uomo già dall'antichità. In Abruzzo, quelle che si sono diffuse maggiormente sono l'agricoltura, la pesca e l'allevamento. L'agricoltura è l'attività umana che consiste nella coltivazione di specie vegetali. Lo scopo basilare dell'agricoltura è ottenere prodotti dalle piante, da utilizzare soprattutto a scopo alimentare. In Abruzzo si pratica soprattutto sulle coste, per produrre principalmente grano, patate, ortaggi, barbabietole, frutta, olive, uva, zafferano e liquirizie. Adesso andremo ad approfondire alcuni prodotti tipici abruzzesi, conosciuti in tutta Italia. Partiamo dalle olive. L'oliva è il frutto dell'ulivo, usato a scopo alimentare sia direttamente dopo l'adeguata trasformazione, sia come materia prima per l'estrazione dell'olio. Il processo di maturazione delle olive si distingue dal tipo di colorazione. Dal verde giallo durante lo sviluppo al nero violaceo a maturazione avvenuta. Le olive vengono raccolte quando raggiungono il giusto punto di inolizione. In Abruzzo il periodo di raccolta è tra settembre e novembre, cioè quando raggiungono il massimo delle loro dimensioni e sono ricche d'olio. Una volta prese, vengono riposte in cassette forate e spostate in ambienti freschi e areati. Dopodiché le olive vengono portate al frantoio per essere lavorate. Il frantoio è un'industria agraria nella quale si attua un processo di estrazione con metodi di tipo meccanico. Lo scopo di tale industria è la formazione del comunissimo olio. Parliamo ora dell'uva. L'uva, invece, è il frutto della vite. Essa viene utilizzata soprattutto per la produzione del vino, e in quel caso si parla di uva da vino, ma anche per il consumo alimentare, come frutta, sia fresca come l'uva da tavola, sia secca come ad esempio l'uva passa, utilizzata in cucina e nella preparazione di alcuni dolci tipici abruzzesi.
Infine, dall'uva si estrae il succo d'uva, una bevanda totalmente analcolica, e l'olio di vinaccioli, un prodotto estratto dai semi del frutto. Per quanto riguarda il vino, esso è prodotto con la vinificazione. Le fasi principali della vinificazione in Abruzzo sono la diraspatura, la pigiatura, la fermentazione, l'affinamento, la maturazione del vino e l'imbottigliamento. La diraspatura è quell'operazione che consente di separare gli acidi dai raspi. La pigiatura, invece, ha la funzione di estrarre il succo e la polpa dagli acidi, dando vita al mosto, che dovrà poi essere trasformato in vino. La fermentazione è quel passaggio con il quale gli zuccheri, ossia il fruttosio e il glucosio, presenti nei mosti, si trasformano in alcol, grazie all'azione dei lieviti. L'affinamento è il periodo che segue la fermentazione. In questa fase l'uva viene sottoposta a diverse filtrazioni e travasi. La maturazione o invecchiamento del vino è invece un periodo in cui il vino viene lasciato riposare, se così si può dire. L'imbottigliamento, invece, è l'ultima fase dove il vino viene appunto messo in bottiglia. Giusto per curiosità personale, uno dei vini più famosi in Abruzzo è lo Zaccagnini. Passiamo ora alle patate, che sono più semplici da illustrare. Esse sono definite tuberi commestibili, ottenute dalle piante della specie Solanum tuberosum. Ovviamente esse sono molto utilizzate a scopo alimentare. Per quanto riguarda l'Abruzzo, è molto diffusa la patata del Fucino, nota anche come patata di Avezzano. Molto semplicemente, queste patate sono una varietà di patata tipica della piana del Fucino. Questa specie è riconosciuta ufficialmente con il marchio europeo IGP dall'anno 2016. Lo zafferano è invece una spezia che si ottiene dagli stigmi del fiore Crocus sativus, conosciuto anche come zafferano vero. Lo zafferano dell'Aquila è un prodotto italiano a denominazione di origine protetta, prodotto esclusivamente in provincia dell'Aquila e in particolare nell'altopiano di Navelli. Per chi non lo sapesse, quando si dice denominazione di origine protetta, si intende un marchio di tutela giuridica che viene attribuito dall'Unione Europea agli alimenti le cui peculiari caratteristiche qualitative dipendono essenzialmente o esclusivamente dal territorio in cui sono stati prodotti. Per andando avanti, troviamo la liquirizia, una pianta erbacea perenne, alta fino a un metro, appartenente alla famiglia delle Fabacee. L'Abruzzo vanta una centenaria tradizione nella produzione della liquirizia. Difatti, la pianta viene lavorata fin dall'epoca romana ed è tra le regioni con la maggior produzione, soprattutto ad Atri e dintorni. La liquirizia di Atri è una radice dolce, dalle innumerevoli proprietà e dai molteplici utilizzi. La liquirizia, oltre ad essere un prodotto da gustare in confetti, radici, caramelle, è diventato nel tempo un ingrediente ricercato in molti settori, dall'industria farmaceutica, dolciaria, cosmetica, a quella del tabacco. Da secoli il succo delle radici, di cui questo territorio è ricco, è utilizzato come rimedio e medicamento per molti disturbi e malattie, in erboristeria e nell'industria farmaceutica, per il suo elevato potere edulcorante, che è circa 50-100 volte superiore a quello del saccarosio. Completiamo il nostro approfondimento dell'agricoltura con la genziana appenninica, che è una pianta erbacea perenne, dei fiori blu-violacei con chiazze più scure, alta 5-8 cm.
Questa pianta fiorisce tra giugno e luglio nei parchi della Maiella e d'Abruzzo, dai 1500 ai 2300 metri di quota. È sia una pianta officinale, vale a dire un organismo vegetale usato nelle officine farmaceutiche per la produzione di specialità medicinali, sia una pianta che viene raccolta per la produzione di amari. Purtroppo, la raccolta indiscriminata della pianta sta mettendo a serio rischio la sopravvivenza di quest'ultima. La seconda attività molto diffusa in Abruzzo è l'allevamento. L'allevamento è l'attività di custodire, far crescere ed opportunatamente riprodurre animali in cattività, totale o parziale, per ricavarne cibo, pelli, pellicce, lavoro animale e commercio degli stessi. L'Abruzzo possiede ancora un buon patrimonio di ovini, che però va diminuendo. Inoltre, è quasi scomparsa la transumanza, una tradizione tipica abruzzese che approfondiremo in seguito. Oggi, per quanto è possibile, si preferisce l'allevamento stanziale, ossia negli ovini. Ultimamente si sta anche diffondendo l'allevamento dei bovini da carne. Adesso, come abbiamo fatto già prima con l'agricoltura, andremo ad approfondire l'allevamento tipico abruzzese. Partiamo dai bovini. I bovini sono una sottofamiglia dei bovidi, comprendendo animali di grossa taglia, con corna ricurve, muso largo, collo corto e coda terminante in un ciuffo di peli. Per far capire meglio, ricordiamo il comunissimo bue. Le produzioni di questo tipo di allevamento sono costituite da latte, carne, cuoio e letame. In Abruzzo, gli allevamenti di bovini trovano in prevalenza vacche grigio-alpine, una rara categoria di razza bovina proveniente dal Trentino Alto Adige, scelta appositamente per le sue particolari proprietà organolettiche del suo latte e della sua carne. La mucca grigio-alpina è una tipica razza bovina di montagna che garantisce, come abbiamo già detto, ottime produzioni di latte e carne. Si tratta di una razza longeva e di ottima fertilità, il cui latte, di altissima qualità, lo rende adatto sia alla trasformazione in formaggio, sia alla produzione di latte per uso diretto. Un'altra razza di mucca allevata in Abruzzo è quella marchigiana, decisamente più territoriale della prima, caratterizzata da una carne davvero ottima e molto tenera. La razza bovina marchigiana è la terza razza italiana da carne allevata prevalentemente al pascolo. Infine, non per importanza ovviamente, abbiamo il vitellone bianco IGP, che racchiude in sé tre razze bovine allevate nel centro Italia, la chianina, la marchigiana e la romagnola. Il vitellone è il bovino da carne che ha raggiunto i 12 o i 24 mesi d'età, età in cui l'animale è ancora giovane e la sua carne è molto magra, con una composizione di acidi grassi molto favorevole all'alimentazione moderna. Il vitellone bianco nasce nell'Appennino centrale, dove, tradizionalmente da 1500 anni più o meno, viene allevato nutrendosi di foraggi e mangimi freschi o conservati provenienti da coltivazioni erbacee tipiche dell'area. La carne del vitellone bianco, IGP, è una carne dalle caratteristiche organolettiche speciali. È tenera e salubre, ideale anche per l'alimentazione dei bambini. Continuiamo poi con i suini. Quando parliamo di suini, l'unico animale che si collega automaticamente a questa famiglia è il famosissimo maiale. Il maiale è tra gli animali da macello più diffusi e più utilizzati dall'uomo, anche in ragione dell'ampia gamma di sottoprodotti derivati, che vanno da articolatissime e specifiche lavorazioni delle sue carni allo sfruttamento delle sue setole. La razza tipica abruzzese è il suino nero d'Abruzzo. Essa è una razza rustica a lenta crescita e le sue carni sono molto marezzate, sode e ricche di acidi grassi insaturi. Questa razza è allevata alle pendici dell'Appennino centrale abruzzese, dove l'ampia presenza di boschi di faggio, castagno o quercia permette una modalità di allevamento allo stato semibrado. I suini, infatti, crescono secondo i ritmi della natura e si nutrono di ciò che essa stessa ha da offrire, come radici, ghiande e tuberi, raccogliendo l'essenza della terra e la purezza dell'aria, ottenendo in questo modo una carne tenera con la giusta infiltrazione di grasso.
Dopo aver analizzato i bovini e i suini abruzzesi, passiamo al pollame. Con il termine pollame si indica l'insieme di uccelli domestici oggetto di allevamento allo scopo di produrre carne, uova e talvolta piume. L'Abruzzo è famoso per il progetto di recupero della razza avicola, cioè la gallina nera triana. La gallina nera atriana è conosciuta fin dai tempi antichi, infatti vi sono numerosi scritti di autori greci e latini sulla gallina nera triana. Per esempio, Crisippo, intorno al III secolo a.C., scriveva che le galline triane sono di piccola taglia. Con le medesime sembianze venivano descritte anche dal celebre filosofo Aristotele. Di questa razza ne parlerà anche Plinio il Vecchio nella Naturalis Historia. In questo libro egli le loderà per la loro fecondità. Anche le storiche monete romane di Atri, risalenti al periodo compreso tra il IV e il VI secolo a.C., ritraggono un gallo. Dato il forte legame di questa specie con il territorio, l'oasi WWF Calanghi di Atri, in collaborazione con quelle che oggi sono le 10 famiglie custodi, ha intrapreso un programma di recupero della razza dal punto di vista fenotipico, selezionando le galline che, dalle fonti storiche, devono avere le seguenti caratteristiche descritte da Aristotele: corporatura minuta, ma depongono tutti i giorni, tuttavia diventano aggressive, hanno una colorazione variegata. Arriviamo finalmente agli ovini. Con il termine ovini si intende principalmente gli agnelli, le pecore e i caprini. Da millenni i territori abruzzesi rappresentano la patria dell'allevamento ovino. Questi tre animali che abbiamo elencato prima sono famosissimi e molto utilizzati in Abruzzo e molto probabilmente parlare di tutti e tre porterebbe via troppo tempo. Ci concentriamo quindi sulla specie di agnello più famosa in Abruzzo. Essa è appunto l'agnello d'Abruzzo. L'agnello d'Abruzzo è oggi tutelato dal marchio collettivo Buon Gusto Agnello d'Abruzzo, che ne valorizza la produzione, e dal marchio IGP, Agnello del Centro Italia, che ne assicura la provenienza e la prelibatezza. Si tratta quindi di agnelli nati e allevati nell'areale appenninico, in Abruzzo, Lazio, Marche, Toscana, Umbria ed Emilia-Romagna. Questi agnelli hanno un'età inferiore ai 12 mesi e appartengono a diverse razze locali e loro incroci. A partire dalla metà del 1900, questi agnelli hanno cominciato ad acquisire ottima reputazione, soprattutto grazie alle elevate qualità organolettiche. E la prova è rintracciabile in un documento del settembre del 1961, pubblicato dall'Associazione Nazionale della Pastorizia, in cui veniva enunciato che obiettivo è quello di migliorare le condizioni di vita delle zone montane, conferendo ad esse le premesse indispensabili per lo sviluppo della pastorizia e dell'agnello del Centro Italia in particolare. Il sistema di allevamento si svolge all'aperto per almeno 8 mesi l'anno e ciò permette di fare ricorso, anche con la pratica della transumanza, all'estesa disponibilità di pascoli ricchi di varietà vegetali e a una gestione ottimale di pratiche agricole che assicurano una costante specificità del prodotto. L'agnello Abruzzo, infatti, è richiesto dai consumatori perché rievoca la salubrità degli ambienti in cui è allevato e si presta a svariate preparazioni, tra le quali spicca l'agnello caceovo, piatto dalle origini antiche, la cui ricetta si tramanda in generazione, rinnovandosi ogni anno nel menù pasquale. Inoltre, dalla carne ovina si ottengono i famosissimi arrosticini abruzzesi. Concludiamo il nostro approfondimento sull'allevamento con l'ormai pluricitata transumanza. La transumanza è uno spostamento periodico delle greggi in cerca di nuovi pascoli. Di solito questa tradizionale tecnica pastorale viene adottata per consentire la migrazione delle pecore. Generalmente riguarda due o più pascoli complementari, sfruttati di stagione in stagione, posizionati in pianura o in montagna, a seconda delle regioni. In sostanza, la transumanza serve ad assicurare al bestiame un buon pascolo e un clima ottimale per tutto l'arco dell'anno. A seconda delle condizioni ambientali ed economiche, la transumanza può essere di tipo orizzontale e verticale. La prima è tipica delle zone del Mediterraneo, mentre la seconda, quella verticale, è detta anche alpina, poiché viene effettuata lungo tutto l'arco alpino a quote di dislivelli importanti.
La storia della transumanza affonda le radici nel III secolo a.C. e si protrae per molti secoli in tutta l'Europa meridionale e buona parte del bacino del Mediterraneo. Spagna, Francia, Svizzera, Germania, Carpazi, Balcani e Italia sono i paesi in cui veniva praticata con regolarità. In Italia, questa antica tecnica iniziò ad essere praticata in Abruzzo, Molise e Puglia, con estensioni verso il Gargano e le Murge. Consisteva nel far migrare gli animali dai pascoli in quota dei monti abruzzesi e molisani a quelli più verdeggianti e miti del Tavoliere delle Puglie e del Gargano. Oggi la pastorizia transumante viene praticata soltanto da pochissimi allevatori rimasti ad esercitare un ruolo di fedeli custodi di questa tecnica così buona e antica. Nella stragrande maggioranza dei casi, le aziende che si occupano di allevamento di bestiame effettuano gli spostamenti su camion ed autotreni, appositamente predisposti per il trasporto degli animali. Per far capire meglio il legame dell'Abruzzo a questo rito, ricordiamo le parole di Gabriele D'Annunzio nella sua poesia ai pastori. Settembre andiamo, è tempo di migrare. Ora in terra d'Abruzzi i miei pastori lasciano gli strazi e vanno verso il mare. L'ultima attività molto diffusa in Abruzzo è la pesca. Essa è un'attività commerciale e sportiva che da millenni fornisce cibo alle popolazioni insediate presso laghi, mari o fiumi e consiste nella cattura del pesce da parte dei pescatori utilizzando strumenti di vario tipo. In Abruzzo in realtà non si è sviluppata fino in fondo, anche se è molto forte la presenza dei trabocchi lungo la costa che è bagnata dal mare Adriatico. Molto diffuse all'interno della regione sono le specie di pesce come le trote, le cozze e le anguille. Adesso andremo, come sempre, ad approfondire quest'ultima attività. Partiamo proprio dai famosissimi trabocchi, che sono delle strutture ancorate sugli scogli e presenti lungo tutto il litorale abruzzese. Un tempo in essi vi abitavano le famiglie dei pescatori più poveri della zona e avevano il ruolo di dare alle famiglie stesse un maggior senso di stabilità, in quanto vi si poteva pescare senza allontanarsi dalla costa. Oramai però queste strutture non sono più adibite alla pesca, o almeno è molto difficile vederne uno attivo. Nei tempi antichi, tuttavia, esse suscitavano stupore, e infatti venivano descritte con le seguenti parole: la grande macchina pescatoria, composta di trocchi intrecciati, di assi e di gomeri, biancheggiava simile allo scheletro colossale di un anfibio antidiluviano. Pareva vivere di una vita propria, avere un'aria e un'effigie di corpo animato. Il legno, esposto per anni ed anni al sole, alla pioggia, alla raffica, mostrava la sua fibra. Si sfaldava, si consumava, si faceva candido come una tibia, o lucido come l'argento, o grigiastro come la selce. Acquistava un'impronta distinta, come quella di una persona su cui la vecchiaia e la sofferenza avessero compiuto la loro opera crudele. Per quanto riguarda la struttura, invece, essa è un'imponente costruzione realizzata in legno di pino d'Aleppo, tipico delle zone del Medio Adriatico, che è appunto un legno modellabile, capace di resistere alla salsedine e alle forti raffiche di maestrale che battono sull'Adriatico. Essa consta di una piattaforma protesa sul mare, che è ancorata alla roccia da grossi tronchi, dalla quale si allungano, sospesi a qualche metro dall'acqua, due o più lunghi bracci, detti antenne, che sostengono a loro volta un'enorme rete a maglie strette, la bilancia. Inoltre, la diversa caratterizzazione della linea costiera ha definito la distinzione di diverse tipologie di trabocco. Quella abruzzese si distingue per essere posizionata trasversalmente rispetto alla costa alla quale è collegata tramite delle passerelle. Infine, trattiamo l'argomento della tecnica di pesca. Essa è a vista e consiste nell'intrecciare con le grandi reti a trama fitta i flussi di pesci che si spostano lungo gli anfratti della costa. Occorre una grande perizia da parte del traboccante, che di solito è un artigiano di grande ingegno, che
che appunto posiziona i trabocchi là dove il mare presenta una profondità adeguata di almeno 6 metri, a ridosso di punte rocciose, orientate in genere verso sud-est o nord-ovest, in modo da poter sfruttare favorevolmente le correnti. La rete a bilancia viene calata in acqua grazie ad un complesso sistema di argani e poi prontamente tirata su per recuperare il pescato. Ad almeno due traboccanti è affidato il duro compito di azionare gli argani preposti alla manovra della gigantesca rete. Sul trabocco operano in norma quattro uomini che si dividono i compiti di avvistamento del pesce e di manovra. Nonostante tutto ciò, oggi a malincuore i trabocchi sono usati unicamente solamente come appoggio per ristoranti e per visite turistiche. Continuiamo il nostro excursus sulla pesca in Abruzzo parlando delle trote. La trota è conosciuta anche come salmodrutta ed è un pesce di acqua dolce e marina appartenente alla famiglia dei salmonidi dell'ordine dei Salmoniformes. In Abruzzo viene pescata principalmente sul fiume Tirino. In questo tratto del Tirino, appunto, le specie ittiche sono in pratica rappresentate totalmente da trote fario e iridee. La prima, la trota fario, è stata considerata a lungo come una sottospecie della salmotrutta o addirittura come una specie a sé stante, ma ultimamente sono state accomunate molto. Essa si trova tipicamente nella parte superiore dei fiumi, con acque limpide, ben ossigenate e con una temperatura che non superi mai i 25 gradi. La trota iridea è invece la specie tipica e più diffusa, solitamente presente negli allevamenti. Il più importante in Abruzzo è quello a Bussi, ma è presente anche all'interno dei laghetti. Un'altra specie ittica molto presente in Abruzzo sono le cozze, un mollusco bivalve ed equivalve, che viene anche scientificamente chiamata in italiano mitilo. Quando è necessario distinguere questa specie dalle altre del genere Mytilus, essa viene appunto indicata con l'espressione mitilo mediterraneo. Ora, i mitili hanno colonizzato diverse aree del mondo dove sono considerate anche specie invasive, e ciò è grazie spesso al fatto che esse si attaccano agli scafi delle grandi navi commerciali. In Italia il litorale con maggiore presenza è quello del mare Adriatico, appunto, dove è anche diffuso l'allevamento delle cozze e il commercio delle stesse, che costituisce da secoli una fetta importante del mercato ittico. Il ciclo della miticoltura dura mediamente un anno, ma in alcune aree, come l'Adriatico, le tempistiche sono anche più brevi. Inoltre, piccola curiosità, è molto interessante notare che riferendosi all'allevamento delle cozze, spesso si fa uso di termini tipici dell'agricoltura, come coltivazione, raccolta e seme, a sottolineare le similitudini concettuali di questa attività con le colture vegetali. L'allevamento delle cozze in mare aperto si è evoluto molto e gli impianti classici vengono gradualmente sostituiti da forme più moderne ed efficienti, con ampio uso di strumenti meccanici. Per fare alcuni esempi, abbiamo la tecnica sui pali, la tecnica in piano, la logline e la smalt farm. Continuiamo ed anzi finiamo il nostro excursus per quanto riguarda l'aspetto ittico dell'Abruzzo parlando delle anguille. L'anguilla è un pesce teleosteo della famiglia Anguillidae. In alcune regioni italiane la femmina, che ha delle grandi dimensioni, parliamo infatti di 1,5 metri di lunghezza, viene chiamata capitone, mentre il maschio, che è molto più piccolo, parliamo di 40-60 cm di lunghezza, prende il nome di burratello. In Abruzzo l'anguilla viene pescata a fondo, infatti sa ammastare in fondo, specialmente se è fangoso, perché in questo modo ha la possibilità di creare nel fango delle piccole buche con il corpo, nelle quali si rintana durante il giorno. Questo pesce, inoltre, ama muoversi e cercare cibo prevalentemente di notte. Per quanto riguarda la pesca dell'anguilla, possiamo dire che questo pesce viene catturato principalmente con il lombrico o con dei piccoli pesci, vivi o morti che siano. La mangiata del pesce è abbastanza brusca e le difficoltà principali
per la pesca sono due. Una prima è che nel momento della cattura l'anguilla proverà ad aggrapparsi ad ostacoli che trova nei nostri fiumi, come ad esempio rami ed altri ostacoli. Ma una volta superata questa fase arriva un altro problema. Infatti quando noi la cacciamo fuori dall'acqua dovremo avere uno straccio sempre a portata di mano, dato che l'anguilla è molto viscida e di conseguenza senza uno straccio risulterà molto difficile afferrarla. Una volta analizzato il settore primario dell'Abruzzo, possiamo paragonarlo agli altri settori di questa regione. L'Abruzzo, a livello economico, presenta i dati migliori del Sud Italia. È infatti la regione del meridione con il reddito pro capite più alto, con il più alto tasso di industrializzazione e con il più basso tasso di disoccupazione. Dati che parlano di una regione dinamica e importante per tutta l'economia italiana. Come in molte altre regioni del sud, anche l'Abruzzo era rimasto fondamentalmente agricolo fino al dopoguerra. Con il grande sviluppo degli anni 50 e 60, le cose sono cambiate, ma a differenza di quanto è successo in altre zone del meridione, qui non si è verificato il triste fenomeno delle cattedrali nel deserto, ovvero di industrie innestate senza alcun progetto infrastrutturale, in zone che, una volta finiti i contributi pubblici per l'investimento, non erano più in grado di garantire la sopravvivenza, come abbiamo mostrato in foto. In Abruzzo non è andata così, e infatti l'industria è diventata la prima fonte di PIL. In particolare, i settori industriali più sviluppati sono quelli alimentari, dei trasporti e delle telecomunicazioni, oltre al tessile, alla chimica, alla produzione di mobilio e all'artigianato. Una stima di percentuali del 2010 riporta questi dati: 2,3% settore primario, 29,5% settore secondario, 68,2% settore terziario. Come ben notiamo, quindi, oltre al settore secondario, che, come abbiamo detto, svolge un ruolo importante nel PIL della regione, c'è anche una prevalenza nel settore terziario. I turisti giungono da tutto il continente europeo per ammirare il magnifico ambiente naturale dell'Abruzzo, che ospita una fauna ricchissima e unica. Inoltre, i turisti accorrono anche nelle regioni balneari, nelle molte località di importanza storica della regione. Tra i principali luoghi di afflusso del turismo balneare ci sono Giulianova, Pineto, Roseto degli Abruzzi, Alba Adriatica e Pescara. E con questo paragone con gli altri settori produttivi all'interno della nostra regione, noi terminiamo la nostra presentazione sperando di non essere stati troppo prolissi e di avervi intrattenuto almeno un minimo. Vi ringraziamo e vi ricordiamo che il deflusso avverrà attraverso le uscite postelati dello schermo. Grazie.